Ti faccio entrare. Ragazzi, mi fate ridere prima ancora di iniziare, carichi raga. Si parte? Sa sa sa. Prova. Benvenuti
Benvenuti in una nuova live, benvenuti, buon mercoledì a tutti, ciao raga, ciao, benvenuti a tutti. Diamo subito il benvenuto ai miei super soci, buonasera Axel. Buonasera. Allora, non so se lo sai, ma stasera probabilmente non avremo Puggio. Ah, davvero? No, non lo sapevi? Sapevo che purtroppo è un po' speciale, però... Sì, allora ho trovato una sorta di rimpiazzo per Puggio, okay. È una persona che ha una carriera nel mondo musicale da anni, molto controversa, nel senso che, diciamo, è una persona che ha fatto delle canzoni non a tutti, diciamo, non andavano sempre giù molto a tutti, tanto che venivano creati dei software per bloccare qualsiasi contenuto derivante da questa band. Pensa un po', sto parlando di Chad Kroeger dei Nickelback. Eccolo qui. Ciao Chad, benvenuto. Buonasera. Ti sei fatto biondo? Ti sei fatto biondo, Chad? Che bello. Bellissimo. Buonasera. Immagino lo avrete riconosciuto ovviamente per le canzoni famosissime come Hero, la colonna sonora del primo Spider-Man. Stiamo parlando di Lady Gaga? No. No. Bando alle ciance, ragazzi, siamo qui questa sera per parlare d'altro, in realtà, no? Ovviamente, ragazzi, l'avrete riconosciuto, è Puggio che sta flexando una delle parrucche da cosplay di Barbara stasera. Esatto, il bello di avere una ragazza cosplayer che puoi fare queste cagate tutte le volte. Esatto. Abbasso un attimino la musichina di sottofondo perché era leggermente alta e non si sa mai. Bella, raga, mi fa piacere avervi accolto stasera con questa bella parruccona di Puggio, molto molto bella. Ma bando alle ciance, stavo dicendo, riprendo il discorso, stasera siamo qui con un ospite che già conoscete, insomma, cioè, dire che lo conoscete è poco, abbiamo già avuto su questi schermi, su queste reti, è un caro amico, nonché creator di riferimento per quello che è il nostro ambito del modellismo. Facciamo entrare? Sì, vai, lo vedo che è impegnato, lo vedo che è impegnato con una mini Z, ma io lo tirerei dentro così, dai, cosa dite? Così. Sì, dai. E benvenuto al nostro carissimo Daniele Panetta di DP Modellismo. Ciao Dani, ti abbiamo interrotto. Tu più bello. Sì, ti ho visto bello concentrato, ho detto papà, ma adesso lo tiro dentro così. Perfetto, va benissimo. Bella, ciao a tutti bella. Ragazzi, e bentornati, perché non è la prima volta che ci vediamo, lo sapete, quando... vi sento più che altro parlare di tanti argomenti che mi interessano, chissà perché. Dico, ma prossimo mercoledì che fate? Eh sì, diciamo perché che io e il buon Dani ci siamo sentiti per una cosuccia, una cosina molto molto carina. Mamma arriverà il video, ragazzi, lo sto preparando in maniera molto... molto approfondita. Arriviamo anche a smontarla, vi dico solo questo, stavolta la facciamo proprio per bene, precisa. Ci sono degli utensili fatti apposta per fare questo. Sì, contenuti nella scatola, la cosa veramente bellissima. Anche in questa nuova versione, tanta roba. Sì, quella, diciamo, che credo che la renderanno illegale entro il 2023 di quei modelli, perché causa dipendenza. Cioè, sì, sì. No, ora... mi ha veramente stupito. Non, tu hai preso non mi quella aspettavo. Con la pista, no? Quella completa, sì. Con la pista. Sì. Però qua, guarda. È la fine. E uno dice, è la fine. Te sì, lo è veramente memoria, molto pratica, qualche... diciamo. No, è qualcosa di impressionante, sono divertentissime. Poi non so, l'avete mai provata in coppia per caso? No, ancora no. Questo ci manca. Però so che qualcuno... come si fa? So che qualcuno è molto molto appassionato di drift, anche a livello di mini Z, tanto da personalizzare le carrozze, dato che stavo vedendo la tua bellissima carrozza, Dani, volevo farti vedere, non so se Puggio ce l'hai a portata di mano. No, qua, guarda. Una roba, guarda, è riuscito a rendere bella una carrozza per mini Z, orrenda per quanto mi riguarda. Guarda là. È l'S13. Esatto. Sono è venuta fuori un bijou. Ma queste delle mini Z. Aspetta, che la sto vedendo poi direttamente su YouTube adesso.
guardo allo schermo più grande, ammazza, bella. Ma è aspetta, te la metto più grande anche qua, dai, così la vedi meglio. È una replica del D1 GP oppure una 2 inventiva? No, allora l'abbiamo pensata io e Dindo Decal, l'abbiamo pensata insieme. Che è un... È un ragazzo che bazzica anche nel mondo dell'RC, ma diciamo nel nostro ambito Mini 4VD è diciamo il nostro standard per quanto riguarda gli adesivi. Quindi diciamo riesce a mappare qualsiasi scocca e poi insieme si progetta tutta la grafica. Quindi ma... l'ha fatta assieme a Puggio da zero ed è venuto fuori quella robina lì. Bellissima. È una bella figata, sì. Sì, sì, mazza, sì. Bella. Poi questa è una carrozzeria di quelle che... Al momento non è che sono facilissime da reperire come... Allora, come è difficile reperire e io mi sono reso conto, non pensavo, è anche difficile da far rendere. Infatti io alla fine l'ho anche riempita di adesivi per il fatto che è un modello da... Cioè, quando te lo danno, io pensavo, vabbè, dai, carrozzeria bianca, te la vernici, sei a posto. No, cioè, è un vero e proprio modello da esposizione. Sì, sì. Una mini Z, quindi sì. Ho sudato quando l'ho vista e ho detto, ok, mi ci devo impegnare qui. Infatti, motivo per cui le autoscale che prendo io sono finite, complete, tipo quelle della Subaru, perché sennò diventerei matto. L'ho già sbragata anche quella. Dico, però il io le sbrago tutte. Cioè... anche questo, cioè avere la peculiarità di offrire una sezione che viene chiamata autoscale, dove vendono solamente le carrozzerie già sì. Verniciate e anche non, però quelle già verniciate e già pronte che rispettano una colorazione originale di un mezzo che possa essere, tra virgolette, sia da gara che non, e te lo danno dentro una teca. Cioè, sì, sì. Ieri un mio caro amico, tra virgolette, che ha visto in anteprima qualcosa del tracciato Mini Z, ha detto subito ok, basta, prendo, dammi, e voleva pure la replica della macchina sua, che era una della sua macchina, che è una Toyota Civic, e ha preso la sua identica dentro la teca, bella, costano un pochino, però hanno anche una doppia funzione, oltre che essere sì. Divertenti da pilotare, sono anche belle da collezionare. Ah, io ho preso l'RX7 autoscale ed è perfetta in ogni dettaglio, cioè sì. Ai dettagli del tergicristallo, che cioè, in un modello RC è l'ultima cosa che vai a pensare, e ai tergicristalli, cioè, sono veramente fatte bene. Cioè, tu potresti prenderle, metterle in bacheca, tenerle lì e sono belle. Poi il fatto che ci butti dentro anche il fatto che puoi metterle sull'RC è tanta tanta roba. E tra l'altro Kiro ha riconosciuto il personaggio che ho messo sulla macchina. Sì. Quindi, tanto cuore. Tanta roba, bellissimo, bellissimo. Dani, ma noi ci siamo sentiti perché abbiamo una passione per le scale piccole, no? Cioè, veramente, io ci sto me ne sono tirate fuori qualcuno che la maggior parte, tra l'altro, derivano da DP modellismo, lo sai. Quindi volevo tirarle fuori giusto così per ricordarvele. Ma questa carissima. Penso che sia stata tra le prime che mi ha fatto venire la scimmia per queste scale, possiamo chiamarle anche domestiche, se vogliamo. Sì, no? Sì, il bello è questo. Che questa veramente è anche al chiuso. Esatto, ricordo che me l'avevi consigliata anche perché, tra l'altro, a parte avere un motore brushless, sì. Nonostante la scala, come anche le altre Carisma, no? Se non ricordo male, anche la D, quella da drift, e anche sì. La R, esatto. Ci sono anche i ricambi, no? Sì, tra l'altro. No, ci sono i ricambi, gli upgrade. Di certo, non, di quelle dimensioni ci sono anche modelli migliori. Come, ecco, abbiamo parlato di Mini Z, vabbè. È inutile proprio... Andiamo su altri budget. Paragonarle, cioè, certo. Per carità, la Carisma è velocissima e divertentissima, è un ottimo prodotto. Se costava quanto una Mini Z non avrebbe avuto senso, costa, non voglio dire la metà, ma poco ci manca, sì. Comunque sia, offre tanto ed è divertente. Poi se si fa qualche piccola modifica, ma più che l'assetto, specialmente alla radio, dove si va a smontare la radio, si vanno a lubrificare meglio tutti i potenziometri, quindi tutti gli stick e via dicendo, diventa molto più fluida la radio, anche più sensibile, diventano missili anche quelli. Cosa mi stai dicendo? Cosa mi stai dicendo? Io ho un carissimo amico che si è realizzato una pista sempre dentro casa, sia per Mini Z e poi naturalmente gli è preso il momento Carisma,
e ha iniziato a divertirsi anche in questa pista e mi ha mandato tantissimi video. Cioè, vanno una favola. Però, logicamente, di queste dimensioni ci sono anche modelli che veramente una volta provati, sai, come per dire, io che vengo da un RC, tra virgolette, non voglio dire quello vero, e perché quello in miniatura è finto, però diciamo quello più diffuso a livello mondiale, quindi le scale fino a 1.8, 1.10, certo. 1.8, e quando debutti su queste un po' più piccole, tanti pensano che sono delle cose così banali, ma è un mondo a parte, sì. È un mondo proprio a sé, cioè c'è uno studio completamente diverso. Io qui non è che l'ho preparati, esplosi mini Z con tanto di guide varie guide, perché bisogna studiare, perché sì. Bisogna capire, perché se tu per esempio mi dici guarda, voglio montare questa carrozzeria, voglio provare quest'altro tipo di non, come posso dire, categoria tra virgolette, però non è proprio così, però mini Z per dire ha base alla carrozzeria, l'interasse telaio MM che è 98 mm, poi LM che è 102, in base questa alla carrozzeria. Io qui ho una GT1 della Toyota dove ho dovuto cambiare dei pezzi per montare quella carrozzeria, ma non è che poi cambia solo la carrozzeria, cambia come va il modello, cambia la posizione del motore, è un mondo a sé. La cosa bella di queste scale in miniatura, che fino a qualche anno fa erano quelle che tu potevi comprare all'autogrill, cioè tu andavi all'autogrill, compravi, avete presente, no, l'ovetto, quello che aprivi la macchina che si ricaricava, 3 minuti di autonomia per 1.5 ore di ricarica, era quella la situazione. E sinceramente adesso stiamo a un livello mostruoso. Madonna! Adesso stiamo a un livello mostruoso. La Turbo Racing che mi hai fatto vedere, che dovrebbe essere la C63, cioè lì parliamo di modelli in scala 1.76. Allora, io vi racconto questa scena, ragazzi. Qui di fronte alla nostra attività c'è un palazzo pieno di uffici di un noto brand. Un giorno verso l'ora di pranzo venne una persona, ho visto i video delle Turbo Racing, mi dai una Turbo Racing? Perfetto. Prende la Turbo Racing, il giorno dopo, sempre nella stessa fascia oraria, poco prima di pranzo, arrivano in flotte. In poche parole, adesso nella mensa di questo palazzo, che è un palazzo di tutti gli uffici, nella mensa di questo palazzo, invece di fare pranzo, hanno organizzato dei tornei con le Turbo Racing, tutte quelle più grandi, ok? Nel frangente di un'ora di pausa pranzo, che cosa fanno? Fare delle sfide per arrivare alla finale. Cioè, ragazzi, una cosa inverosimile. Ma io dico, vabbè, inizio a provarle pure io, e una volta provate, cioè, la fine. Sì, abbiamo fatto circa ormai un mese fa, penso, un open day qui a Roma, dove gratuitamente potevate venire tutti quanti, tutti i piloti, tutte le persone che volevano, potevano venire a provare dei modelli radiocomandati in pista. Quindi noi stavamo sulla pista buggy, c'erano per altri modelli, e c'era anche la pista turbo racing. Dalla mattina che è stato aperto le coda, sera non si sono mai fermati quelle turbo, una cosa impressionante. E tu dici, ma ci stiamo rendendo conto che adesso c'è un tanto divertimento, la sensazione di portare dei modelli del genere è, cioè, non è più on e off, devi essere come una volta, devi saperli portare, cavolo, cioè mette anche lì delle abilità. Quindi si creano delle competizioni veramente sul tavolo di casa. Di certo, sicuramente più andiamo avanti, più andremo avanti, e migliorerà ulteriormente questa cosa. Certo. Io non lo so, perché qua se provi le Turbo Racing a massima velocità sulla loro pista, ragazzi, certo punto uno dice fermatevi. Scoda fortissimo. Le luci. No, ma quella è quella da drift. Sì, infatti faccio fatichissima al massimo, Quella da drift, però, se tu setti bene il giroscopio, io ti dico, io ho fatto per tanti anni drift. Sì. Ho provato appena uscita la prima Turbo Racing da drift. L'ho provata, diciamo, non era facile come con la seconda. Derapava, sì, ma dovevi comunque sia gestire bene il gas, non era molto molto semplice. Arriva questa nuova, quando arriva io subito leggo fuori dalla scatola, non lo sapevo, sono sincero,
leggo fuori dalla scatola, nuove geometrie, nuovo bilanciamento dei pesi, ok, perfetto, una me la prendo subito e la provo, cioè 32 secondi. Butto giù la pista, ho fatto un reel e quel reel non è che è stato fatto e rifatto, 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 cioè di sana pianta vai, quella ripresa è venuta, prendo, parto, dico no, no, non ci credo. Era come portare un drift 1 a 10 della tipologia categoria CS Counter Steering, che è praticamente quella categoria dove si guida sempre di controsterzo, ma è un 4x4, senza che entro nei dettagli, che sì, sì, sì. Perché CS è un rapporto comunque sia diverso tra assa anteriore e posteriore, le ruote di dietro girano, ruotano più di quelle anteriori, e questo garantisce il continuo controsterzo. Comunque siamo arrivati a un livello mostruoso, impensabile, e credo che proprio, ecco, come ha fatto vedere pure Puggio, quella Mini Z ti dà pure soddisfazione averla, cioè oltre che a portarla, bella, è bella, 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 e questo fa tanto, fa veramente tanto. Ma io ti dirò, e a parte il fatto che è come dico quasi in ogni live, io il modellismo l'ho visto ai tempi del TL01 Tamiya, cioè io ho smesso col TL01, ero piccolo piccolo. Aver preso una Mini Z e rendermi conto che passati degli anni una scala così piccola è a anni avanti, cioè nel senso a livello di tecnologia molto più avanti del modello 1.10 che aveva ai tempi, è stato fantastico. Cioè nella macchina aprirla, mi sono messo lì, me la sono studiata, me l'ho scontata e tutto. È una scala che è meno della metà, ma tecnologicamente siamo andati avanti, cioè, come dicevi tu, più andremo avanti più sarà meglio qualsiasi. Ma a me la cosa che ha scioccato tantissimo è il fatto che quando prendi una Mini Z, cioè hai già tutto fondamentalmente, cioè il vero RTR, cioè anche no, se prendi tipologia bravo. Drift hai persino i birilli. Che no, miseria. Allora, adesso a parte tutto, la mia idea è stata quella è stata quella di realizzare anche una pista per questo, per girarci forte forte forte, ma col modello praticamente stock, perché se andiamo, il problema del modellismo nelle categorie dove si svolgono delle varie competizioni è solo uno: l'estremizzazione. Cioè, quando viene estremizzata una categoria, si arriva a livelli che dici sì, vabbè, ciao, cioè serve il tempo per allenarsi, risorse economiche, quindi diventa un impegno. E magari uno lì ha anche ragione a dire, oh, ma sono macchinette, cioè sono macchinette, le voglio bene, ma sono macchinette. Sono gli stessi discorsi che sentiamo sulle Mini 4 VD. Io ci posso stare, perché da una parte dico è giusto. Poi è normale che come ogni hobby c'è sempre la persona che è veramente presa, per fortuna ci sono ancora persone che fanno almeno, ecco, e sono presi anche non pensando ai costi, però logicamente ho pensato come posso raccogliere più gente per tutto quello che faccio, quindi oltre alla rivendita e quant'altro, ma anche la creazione di contenuti, ho detto ok, voglio provare con le scale ridotte, perché per me a oggi e nel futuro sarà proprio il futuro, cioè, sì. Perché i costi, lo spazio, non sei, se hai uno spazio che è ridotto, quindi non servono capannoni, cose dell'altro mondo, aspirazioni, cioè veramente sì, sì. Un esborso economico elevato ti permette di giocare, quindi ti permette di divertirsi e creare anche una competizione. L'idea però era quella di vedere cosa creare, perché tanto è inutile girarci intorno, perché se fai una cosa come tutti quanti ti ritrovi che poi è una cosa come tutti quanti, funziona così. Se invece fai una cosa che ha un obiettivo finale, come quello che abbiamo noi con la pista che stiamo facendo, che è quello di far girare le persone con i modelli praticamente stock, quindi dove andare a fare, usare per esempio il motore brushless non ti aiuta, girare con modello che tu compri la macchina così come esce, perché questa qui al momento non è quella originale, ma come carrozzeria, perché a breve sarà disponibile finalmente la 787B della Mazda, la leggendaria che ha vinto la Le Mans. Non mi dire così! E quella lì
ha il telaio di tipologia LM, quindi con interasse centro ruota di 102 mm. Okay. E quindi, essendo che logicamente non può mancare nella collezione, che te ne privi, cioè, ragazzi, io perché non vi posso far vedere tanto di quella pista che stiamo facendo, ma lì ci sarà anche una parte dedicata a tutte le esposizioni varie. Quindi il discorso è che è bellissima, ok, perfetto, la prendo originale per girare sulla pista dove stiamo girando noi, gomme originali di Osho, non quelle della scatola, di diversa durezza, però non marche anomale che sono difficili da reperire, oppure gomme che io sento, no, c'ho il tornio per tornire le gomme delle mini zero, una cosa eccessiva. Così, originale, manca solo quello. Bravissimo, originale, ci giri benissimo. Quindi che cos'è? Che questo veramente, con un compri una macchina originale, batterie che te le danno anche già cariche volendo, che le vendono già cariche con le mini stilo, vai in pista, accendi la macchina e giochi, e ti diverti. Hai il costo del modello, se non lo danneggi, che è impossibile da danneggiare, cioè io non sono riuscito a rompere una mini zero. Personalmente, io la carrozza l'ho sbeccata parecchio, ma io sono un po' pazzo, si cambia. La pista dove si è visto in anteprima è a due piani, quella che stiamo facendo, a due livelli. Sembra poco, ma c'è uno sbalzo di un metro. E quando abbiamo iniziato a provarla all'inizio, dove giravamo sulla base del fondo attuale, con le mini zeta buggy, scivolavano da morire le macchine. Ma i voli da 90 centimetri, botti dall'alto. Fatte niente? Le buggy zero. Quando ho iniziato a girare con queste, con il fondo applicato, perché sennò era impossibile, però senza guardrail, voli, e tu vedi questa macchina proprio, oppure prima che c'erano delle protezioni che abbiamo messo e tutto quanto, la carrozzeria, io ho la Mercedes AMG GT3, che se te la faccio vedere da così, tu dici è nuova, se te la metto così, cioè, è una Skoda. Vabbè, ci sta, cioè, però, bisogna anche usarle le cose, no? Cioè, però, se no te ne prendi due, una da autoscale, da esposizione, l'altra la usi. Però ti dico che sinceramente, a parte la carrozzeria, se si fa un uso proprio, zero danni, usura delle gomme, ti durano un'eternità, in una confezione te ne danno, se hai la 4x4 con 13 euro prendi 4 gomme originali, sì. E poi ecco, gli upgrade ci sono come per tutte le cose, ma insomma, io sinceramente, se prendo quella, come ha fatto vedere Puggio, quella da drift, ce la puoi mettere un brushless, ma non serve a niente. No. Lì l'unica cosa che noi abbiamo messo su è stato il giroscopio. Fine. Addirittura. Nient'altro. Sì. Perché le lucine? No. Più per estetica. Così. Più per divertirci alla fine, ma... Vabbè, però alla fine la 4x4 non è che ha bisogno fondamentale di giroscopio. No, allora, si drifta bene. Drifta bene, mi sono reso conto... Cioè, il giroscopio alla fine ti serve per renderlo un po' più... più liscio, cioè più armonioso, il giroscopio, io magari, ce l'ho proprio, no? Settato, ti dico, in una scala da 0 a 100 sarà anche un 30%. Sì. È giusto proprio per instradarti un attimo, ma si ne può fare senza, tranquillamente. Sì, e comunque è una cosa che anche lì ha un costo che è talmente risicato che dici... Lo uso un po', mi impratichisco, no, ma prima, e poi a un certo punto lo togli. Ma prima mi sono reso conto che ho fatto una gaffa e stavo leggendo i commenti e ho detto Toyota Civic, cioè proprio vergogna, mi sono vergognato. Ma no, perché poi parlavo di Toyota qui e ho collegato Civic e la GT1, insomma. Ecco. Comunque capita un po' a tutti. Diciamo che una cosa che mi ha stupito delle Mini Z è che, come dicevi tu, le tiri fuori la scatola e ti diverti, ma sono performanti. Cioè non è che dici ti diverti perché sono un giocattolino, sono performanti, cioè non scherzano di scatola. Sì, sì. Poi appunto le puoi portare agli estremi, cioè io mi sono guardato dei video per studiarmi un po' le piste, come sono fatte tutto, dei mondiali, e ho visto un mondiale che tra l'altro era Maranello, una tappa o un qualcosa del genere, erano dei missili terraria, ma di base, ok, vanno più lente tutto, ma il feeling è quello di una buona RC performante. Porca miseria, assolutamente. Assolutamente, ma proprio non di una buona, di una macchina da competizione
a tutti gli effetti, a tutti gli effetti, perché io quello che ho visto è che, per esempio, non mi è mai piaciuto il fondo, ecco, vedo anche nei commenti che uno dice, guarda, sulla pista originale Mini Z con le gomme originali non ci giri. Sono d'accordo, ma per rispondere alla tua domanda, noi per questo motivo che non abbiamo utilizzato una pista Mini Z. È un fondo mai visto su Mini Z, cioè non ho mai visto una pista di questo genere, ed è stato fatto proprio per evitare di utilizzare la pista che viene offerta dalla Kyosho per quanto riguarda la Mini Z, o derivati come la classica Moquette. Quindi, sinceramente, queste macchinine portate su un fondo giusto, usate bene, tra virgolette, sono impressionanti. Cioè, fanno sì, cose che tu dici, oh, ma... Io che ho provato tutto, che ho guidato per anni e anni Touring Nitro, una 10 e una 8 pista, e adesso ogni tanto mi diverto a fare qualche gara di fuoristrada, perché quello ormai è un divertimento. Insomma, le macchinette ne ho provate, le coppe ne ho vinte, le gare ne ho fatte, ne ho perse, ne ho vinte, quello che volete. Provo sta Mini Z, dico, è impossibile. Ma non è... ma non... Fidatevi, e non vi posso dire altro, ma proprio per quello che stiamo realizzando qua. Tanti che mi seguono già lo sanno, mi chiedono sempre, ma la pista, Daniele, è rimasta così? No, no, i lavori che sono stati fatti sono parecchi, loro ridono perché hanno visto qualche piccola cosa. Mamma mia, ragazzi. Privilegiati, voi siete proprio privilegiati. Cioè, da mani nei capelli della parrucca di Puggio che aveva prima. Cioè, vi dico, voi immaginatevi come può essere quella pista? È comunque meglio. È di più. È di più. Voi immaginatela, è di più. È di più, è veramente di più. È nata così, è nata così da dire... Cioè, così. Ma io mi ricordo che me ne parlavi a inizio anno. Era mi dicevi, è la pista qua. Porca boia. È nata così, da una sera. Già quando, diciamo, prima di aprire questa attività, sai come l'ho buttata lì così, ho detto, ma sei lì? Poi inizi a vedere lo spazio, inizi a dire, ma sai c'è quello, ma sai c'è quell'altro. Ho trovato una delle mie più grandi fortune della mia vita, una persona proprio che mi dedica anima e cuore in questo progetto, senza lui sarebbe stato impossibile farla. A oggi siamo arrivati a un punto che io dico non ci credo. Come poi ci sono pochi altri privilegiati, forse anche di più, che hanno potuto anche provarne in anteprima, perché ci stiamo girando, ma quello già l'ho annunciato. E niente. È venuta gente che mi ha detto, ok, adesso dammi la radio per le Mini Z, io vendo tutto, faccio solo Mini Z. Ma non sto scherzando. Gente che non vedevo da anni, che dove diciamo con cui ho corso in varie categorie, ma ci sentiamo, mi dicono ti passa a trovare, vengono, sì. Allora, disinteressato proprio. No, quando lo vedrete poi capirete, quando sarà finito, il problema è quello, è finirlo, poi mi direte no vabbè, ma mamma mia, ma sai Dani che stiamo costruendo anche noi qualcosina? Sì. Perché dove? Nella casa nuova ho una cantina che è, come la definiamo, abbastanza grande. Spaziosa. Chiamiamola vabbè, così. Cantinone. Sì. Mini Zetosa. È mini Zetosa / mini 4WD-osa. Quindi ci stiamo ingegnando, abbiamo trovato varie cose. Siamo molto a una fase embrionale perché devo ancora levare le robe del trasloco, che sono veramente... in mezzo, però i ragazzi qua si stanno già dilettando in disegni di pista, sì. Materiali, non materiali. No, ma si può fare veramente qualcosa di bello. Io vi dico solo questo, dopo le varie prove che abbiamo fatto, la cosa più importante è il fondo. Ma infatti sì, volevo chiederti questo, perché io ho notato la pista Kyosho originale, ma come molte piste che ho visto in giro, hanno un grip veramente alto, che a mio avviso magari alla gente può piacere perché puoi fare delle curve a cannone. Io voglio fare le staccate, cioè il grip, cioè quello che hai trovato tu come grip, com'è? Sì, cioè, sì. Perché io vorrei una macchina che
cioè in velocità rischi di slittare un po' verso, certo, l'esterno. No, no, le mini Z, no, quello che abbiamo fatto è proprio questo, perché diciamo, a parte ci possono essere tanti tipi di fondo anche per quanto riguarda il fuoristrada, perché ho visto che è connesso le cascine RC Track, che è la salutiamo, che dicevo, che faceva, che ha fatto una pista di mini Z dentro casa da fuoristrada, da fuoristrada, in non so quanti giorni ci ha messo, 4 giorni mi sa, noi ci sentiamo spesso e mi faceva vedere, non mi ricordo con che cosa ha fatto il fondo, comunque sia, per fuoristrada, con tanto di salti, sì, sì, non puoi capire come vanno. Di certo, se tu mi dici la mini Z buggy, dove la usi? A casa, sul pavimento, oppure vedi quelle, diciamo, da competizione che girano sul tracciato mini Z, che vedi sul rettilineo che saltano, che fanno così, che la curva tu arrivi in fondo, chiudi l'occhio e giri esterzi per quanto hanno, è più bella fare una cosa realistica dove, bravo, si può competere. Per dire, con la categoria MR03, che sarebbe la trazione posteriore della RWD Series, con quella non si frena, perché se freni, cioè arrivi a fare la staccata, ti giri, ti ruoti, perché è trazione posteriore, solo trazione posteriore. Però ti dico che anche qui, a meno che in alcuni punti non serve, ma in altri dove puoi accompagnare solo il freno, lo fai con la 4x4 oppure con i buggy, freni, arrivi, sterzi, fai la frenata, che poi con questa non hai mai la staccata quella a fondo, perché tanto si fermano sempre in poco, sì, spazio, sì, ma se esageri col gas ti parte quel poco solo il posteriore, ma riesci a guidare con una velocità comunque sia impressionante. Cioè qui vedi veramente che se non sei bravo a guidare, a dare il gas, non guidi. Se sei bravo, vai veloce, vai veloce. Bravo, è quello. Detto, okay, perfetto, bella, io mi alleno su questo, ho finalmente una pista mia dove mi posso allenare, non ho più scuse per quando vado a fare le gare. Quando riuscirò a farmi 10 giri mentre c'ho il buon Federico, il mio carissimo collega, che mi parla e mi dice e non lo sento, io continuo a girare, vuol dire che ho ripreso un buon allenamento, una buona costanza, sinceramente. Però, allenamento con distrazioni. Io volevo vedere un po' la chat, raga, recuperiamo un pochino la chat. Vediamo un po' il buon Tony dalla Sardegna. Anche Cristiano in Sardegna, i nostri amici della community del mondo delle mini 4WD. Tra l'altro Cristiano di Red Pegasus di Roma, che gira, sono un po' in giro. Ciao Zeppo, a proposito di estremizzazione, ho appena fatto un ordine cospicuo da Plaza Japan, penso sia roba di mini 4WD, non conosco Onello, ma fai sapere. Axel, la tua mini Z quanti adesivi ha? Una tonnellata? Ho usato prima, no, zero. Ah, ok, c'è proprio il contrario di quello che ho detto io, perfetto. Il nostro buon Pelo, che tra l'altro lui compete spesso nel mondo RC, zona Padova, tra l'altro anche loro con Mini Z, e lo vediamo spesso perché è rientrato nel mondo Mini 4WD, spesso capita all'autodromo Accademandor lì a Bologna. Ci scriveva, detto che le Mini Z con le gomme di scatola non girano sulla pista originale, chioccio il discorso che facevi appunto tu Dani, bisogna cambiarle assolutamente. Le cascine RC Track, ciao a tutti, ciao grandissimo. Argilla e 17 kg di Vinavil per fare la pista, secchiate, che boia, cioè, vorrei vederli fisicamente, 17 kg di Vinavil, sono una cosa finalmente deve essere una roba. Cioè, tipo che Giovanni Mucciaccia può accompagnare solo, proprio, no? Una roba, un attacco d'arte. Comunque, dopo il cerchione rotto, oggi sono arrivati i cerchioni nuovi. Il buon Fabio, che è un appassionato drifter, che ha trovato il parcheggio di un supermercato, centro commerciale vicino a casa sua. Fanno raduni, corrono, fanno eventi. Bella, 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 Fabio. Mandaci sempre video sul nostro Telegram, che ci fa veramente molto, molto piacere. Ti volevo chiedere una cosa, Dani. E invece, sulle scale piccole, per quanto riguarda Scaler, cosa ne pensi? Scaler, crawler? Lo sai, allora, dove sto andando a parare, no? Tanto sì, ne abbiamo, diciamo, già parlato altre volte. Diciamo che tutto è nato con l'idea giusta, ragazzi, perché adesso per fortuna qualche casa si sta muovendo in anticipo, anche perché prima tutti quanti puntavano sempre al solito discorso della competizione, la massima esperienza,
ogni brand è quello, ma i numeri non permettono più di sopravvivere, specialmente aziende, a grandi aziende, tutti nel settore del modellismo, aziende che principalmente trattavano solo la competizione, sì, hanno iniziato proprio a fare cose non strane, no, ma le giuste, perché i numeri sono bassi. Quindi molti stanno puntando tutti sulle categorie ridotte, Traxxas, vari, che ne so, anche Hobbitech con la serie CRX 18, FMS, tanti portano, vanno sulle scale piccole perché è un uso domestico, perché il problema c'è. Vi faccio un esempio: quest'anno abbiamo organizzato il Kyosho Meeting come evento e l'Open Day del gruppo E-Model, due eventi dove siamo stati per sei mesi così con la pioggia, con la pioggia. Non, un giorno sì, un giorno no, abbiamo rimandato un evento, abbiamo fatto il Kyosho Meeting, pioggia, sole, diluvio, asciuga, ripioggia, finisce tutto. Quindi condizioni medio, poi fa caldo, poi fa freddo, disastro. Insomma, la gente non va più all'aperto. Come facciamo? Dobbiamo spostare tutto sull'uso domestico oppure l'uso in spazi ridotti, dove magari, ecco, come avete detto voi, siamo un gruppo di appassionati, io ho uno spazio, oppure troviamo uno spazio in comune, e non deve essere uno spazio che devi prendere un capannone che ti costa 2000 euro al mese, 1000 euro al mese, quelli che sono, ma dei costi anche ridotti che le persone possono sostenere per tutte le categorie. Perché se andiamo sugli scale in scala ridotta, quindi 1 a 18, diciamo che tanto è quella la categoria, cioè, che gli vogliamo dire, ragazzi? Sono belli. Il problema dove sta? Se non si creano dei gruppi dove magari si crea una comunità, esatto, cioè io mi compro lo scale, io oggi dico mi compro lo scale 1 a 18, gioco da solo, io, Daniele Panetta, perché non ho una comunità, non conosco una comunità che gioca con gli scale piccoli, dove poi magari, purtroppo questa è la mentalità un po' italiana, dove poi magari vai in un gruppo di persone che si divertono con quelli in scala 1 a 10, quindi quella più diffusa, quando vedono quello piccolo ti dicono pure oh levate questo socio, via, levate, shop. Sai che pensavo? In realtà ho sentito alcuni ragazzi che sono più legati al mondo 1 a 10, no? Principalmente Axial, TRX 4 e quant'altro, quindi andando anche proprio sul mondo più crawler, un po' più spinto, se vogliamo. In realtà mi hanno detto che in tanti si sono buttati, soprattutto sul TRX 4M, stavano provando a organizzare qualcosina. Infatti buono, la cosa mi ha abbastanza scioccato, nel senso che buono, mi sarei più aspettato magari un avvicinamento tipo a, boh, a un UTB 18 di Axial, il mini capra, diciamo, no? Sì. O, boh, io ad esempio, se ti ricordi, da te avevo preso l'SCX 24, che è leggermente più piccolo, ma bene o male le proporzioni sono lì, ha una quantità di pezzi aftermarket veramente devastanti, brand come Injora, altri marchi hanno fatto delle cose, secondo me, sì, di livello, divertenti, e invece, non lo so, sarà forse il nome del brand ha attirato, perché proprio mi hanno specificatamente solo TRX 4M. Ti sono, allora, rimasto abbastanza... Il discorso è questo: l'SCX 24 è un po' più piccolo e ha, sì, delle performance diverse, meno realistiche. Diciamo che poi è un marchio che uno dice Axial, sì, Axial, ma al momento, almeno in Europa, Axial fa parte di un gruppo enorme che è Horizon Hobby, ma al momento in Italia, diciamo, sono un po' cambiate le carte in tavola per quanto riguarda vari marchi da loro trattati, più che altro per il prezzo, perché la linea di prodotti che viene trattata, tra cui Arma, Axial, Losi, insomma noti brand, hanno dei prezzi logicamente cospicui. Sì. Quindi, diciamo, uno riflette, vede un po' tutte le cose. Prendiamo il TRX 4M, costa leggermente di più, ma le finiture della carrozzeria sono un'altra cosa. Cioè, è una carrozzeria in ABS, sì, quindi si può fare anche sull'SCX 24. Io ne ho preparati un paio con tutto il mondo sopra, sono bellissimi, non lo metto in dubbio, però penso che la scala 1 a 18 a oggi porti veramente sia la dimensione che le giuste performance, che la semplicità di utilizzo anche delle batterie lipo, sì, US, dell'integrazione di una ricevente separata, cioè le dimensioni giuste
per fare sì. tutto. Più andiamo sul piccolo, ma anche da ficcare nello zaino proprio. Cioè, sì, noi sì, adesso sì. stiamo iniziando a fare questa cosa molto divertente. L'abbiamo fatta il weekend scorso, di prendere i nostri mezzi, andare in dei posti dove si può camminare, campagna, montagna, quant'altro, e farci magari delle scalatine, no? dei giretti. Lo abbiamo fatto con io con le 1.10 col TRX4. Vorrei provare a vedere con il col TRX4M. Sicuramente sarà un feeling diverso. Non lo so, è da provare, è da provare. Axel aveva il Summit che è 1.16, se non ricordo male. Sì. Il Summit quello 1.16. Vecchio, ormai di qualche una decina di anni fa. Però ci siamo discretamente divertiti. Mi è partito un tirante e per fortuna avevo tutti i cacciaviti dietro e le viti l'unico di riserva. Uomo, l'unico uomo, ma che viti di riserva? L'unico uomo che perde una vite in un bosco e la ritrova. Che poi non ci credono, sì, ho perso una vita e l'ho ritrovata andando a ritroso. Quindi diciamo anche quello, secondo me, cioè per dirti, io il TRX4 ho iniziato a usarlo seriamente da quando si è creato tutto l'ecosistema, un po' il discorso che facevi tu, no? Di avere un po' di, tra virgolette, categoria di amici con cui condividere, di provare, di dare uno scopo a, no? Cioè se ce l'hai solo perché è bello il mezzo, secondo me va a finire che diventa un soprammobile. Comunque volevo farti notare che la Infraction sta qua sotto. Sopra c'è la scocca di Bitti con il logo del canale che ancora non finire di tagliare, penso a te. È bellissima però. Però l'abbiamo provata anche quella, è tutto un altro universo, cioè andando fuori dalle scale piccole lì vai diametralmente opposto, è un mondo pazzesco. Sì, però pazzesco. Quello che attira tutto è l'aggregazione. Perché sì. io sono convinto che se vengono fatte, per esempio, te la butto lì, creiamo un, non un plastico, ma quasi, per quanto riguarda il movimento terra, quindi escavatori, camion e quant'altro. Non mi far entrare io, anche in quello, io, però. Guarda, eh? Però attenzione, dove sta il problema? Dobbiamo farlo con i mezzi ridotti e lì ancora non ci siamo arrivati. Cioè, sì. Kyosho ha fatto una serie di escavatori in scala 1:50. 1:50. 1:50 ci sono modelli dai cast. Da collezione, sì. Dove lì, ragazzi, io ve lo dico, ci ho lavorato 10 anni, il settore movimento terra statico da collezione è un mondo a parte, lasciatelo stare. Io non credevo che potesse esistere così tanto interesse, diciamo, non è una cosa che mi compete, non mi appassiona, però ecco, avendoci lavorato 10 anni dentro, vi posso dire che è qualcosa di veramente allucinante. Però a oggi, se andiamo a vedere, ecco, con le scale che vengono praticate, 1 a 14 per lo più, un escavatore ci può essere anche con l'idraulico da 3, 4, 5 mila euro. Quindi si parte da lì. Se andiamo con quelli piccolini, non hanno la potenza giusta, però certo. quello che voglio dire, il senso non è che esiste, però sono sicuro che se si crea una bella comunità, anche per quanto riguarda movimento terra, con però modelli logicamente dal giusto prezzo, che non c'è bisogno che per divertirsi devi spendere cifre importanti, crei una community che va a prendere un po' di gente, ti diverti e la gente sì. poi e la gente poi viene sì. perché si crea la community di stare bene, di parlare, tutto quanto. Se crei un ambiente che non curi, oppure che non cambi, che non ti garantisce un tot di divertimento, dove vince oppure va forte quello che più spende, ma non è solo di denaro, anche di tempo, toglie un po' di interesse. Cioè, sì. quando io ho iniziato a fare il modellismo a livello pista, vinceva il talento. Il talento non solo nella guida, anche nel mettere a punto il modello. Dove per me quella è stata la cosa più importante, saper mettere a punto il modello. Tante volte rinunciando anche alla guida, perché ho preferito fare meccanico invece che pilota o quant'altro, però quello è anche un talento. Quindi se a oggi tanti vincono per pratica, per tempo e per poter spendere, per potere di spesa, questo toglie parecchi interessati a questo gioco. Sì. È una dura verità. È una sì, dura sì, verità. Sì. Io parlerei dalla mattina alla sera solo di competizione. Se fosse per me, io parlerei dalla mattina alla sera di modelli da competizione, di tutte le categorie, tutto il giorno. Però, sono sincero, la competizione non è quello che manda avanti il modellismo.
in tutto il mondo, quello che manda poi fa uno sbarramento all'ingresso, poi cioè... certo, ma chi inizia gioca e si diverte, perché quando poi arriva nella competizione molte volte viene lasciato. Possiamo dare le colpe un po' a tutti quanti, sia ai negozianti che magari a oggi non ci sono più per tanti vari motivi, oppure anche ai classici commenti da pista: ma te devi comprare subito una macchina da gara se vuoi venire qui a girare, cioè ti svogliono. E questo delle scale ridotte unito alla possibilità di creare varie community, perché io quando ho iniziato pure a fare drift eravamo in tantissimi a Roma, e fino a quando ci divertivamo, quando poi ci siamo spostati su un impianto dove abbiamo realizzato una pista da drift fatta ad hoc e quant'altro, diciamo metti quel fondo perché quello lo usano in Giappone, via dicendo, così e colà, siamo arrivati a un punto dove prima tu venivi con qualsiasi macchina, buttavi a terra, l'importante era avere una bella carrozzeria e fare dei bei trenini, i famosi tandem del drift, ad avere la macchina che ha bisogno del cambio gomme tra mattina, pomeriggio e sera a seconda dell'umidità. È eccessivo. Se si crea una community, che ricordiamoci sono macchinine radiocomandate, è un hobby ragazzi, in alcuni casi per me deve essere definito uno sport, ma è un hobby. Per la maggior parte bisogna far giocare le persone, e se io non ho tempo da potermi dedicare la mia giornata a venire a provare in pista o quant'altro, perché devo lavorare, ho una famiglia e quant'altro. Infatti, a proposito di questo discorso, qualche minuto io poi vi abbandono perché ho pure finito quasi la voce, ragazzi. Vai tranquillo. Ed è arrivato il momento di andare a casa. Comunque, sinceramente, tutta l'attenzione per me va mirata sulla community, cioè creare un gruppo. Anche fare questo che faccio io è creare un gruppo. Certo. Cercare di creare un gruppo, sapere che magari c'è un consiglio, ci vediamo, organizziamo, facciamo una cosa. Cioè, voi siete creatori di contenuti anche voi. Io che cosa vi posso dare? Vi posso solo dare un aiuto, portare magari più visibilità in alcuni casi, ma lo faccio senza interesse, perché mi piace creare una community. Se ci sono più persone, si crea una cosa bella, si crea una cosa divertente, si creano varie situazioni. Riportiamo il modellismo al hobby che era, ragazzi. No? sarebbe cosa buona e giusta. Infatti anche noi, come ti avevo detto, abbiamo iniziato a guardare anche l'ambito rally proprio per questo motivo, no? Perché diciamo è anche un po' più semplice. Nella nostra zona ci sono tantissime piste stradali, fondamentalmente, sì. No? A parte, ci sono degli altri ragazzi che tra l'altro hanno un canale YouTube che si chiamano Blocca Tutto, non so se li hai mai sentiti, sì. Che organizzano dei campionati rally, per cui bello, probabilmente andremo a fare un giro anche da loro, giusto per... No, era partita pure da queste parti, infatti io uno dei primi progetti che portai sul nuovo canale di DP Modellismo era stata una Damia DT02, trasformata a rally. Ma pensa, le conversioni che... No, ma quello era stato tutto premeditato, sono sincero, perché era partito un discorso di un campionato rally, con il classico rally polacco, che io lo chiamo polacco, quello che corre dietro alle macchinine. Ok, diciamo. Chiamiamolo polacco perché, diciamo, in Polonia va veramente tantissimo. Ed era partito questo discorso. Allora, io conoscendo sia i negozianti di zona, all'epoca io non ero al momento in stand-by, no? Chiuso RC Italia, partivo con DP Modellismo, sapevo un po' il comportamento, tra virgolette, dei negozianti vari di zona, quindi avrei optato subito per una scelta. Dico, ok, tanto venderanno solo da me a TT02, prendiamo una TT02 e personalizziamola, che non è un modello che reputo valido, però ero sicuro di poter dare una mano a tante persone che avrebbero comprato quel modello. Realizzando con modifiche che non si parlava di modifiche upgrade dedicate alla mia, ma per lo più anche di upgrade unici, cioè le torrette in carbonio fatte su misura, insomma ho realizzato una Damia TT02 mostruosa. Cioè avevamo un'escursione, se andate sul profilo mio profilo Facebook di più modellismo trovate proprio le foto, c'è tutta la serie, una cosa allucinante.
era partita tutto questo discorso del campionato e nasce la boom di pandemia. Parte la pandemia, finisce, ci danno un po' di via libera, niente da fare, questo campionato non riprende, non è più ripreso, tra virgolette, anzi, è ripreso qualche tempo fa, però viene svolto su asfalto, sinceramente. Okay. Mi piace. E comunque sia, l'idea iniziale è stata lasciata così, erano stati creati anche delle piste di piccoli impianti, è andata via così. Però ecco, il rally a me mi aveva affascinato tanto. Mi piaceva perché c'era il discorso di personalizzare il modello, poi mi piace lavorare sulle carrozzerie. Bello, bello. Chissà se qua riprende un pochino, perché sarebbe bello anche questo. Sarebbe bello, sì. Poi almeno nella nostra idea c'è quello anche di organizzare tipo scampagnate come quella che abbiamo fatto la settimana scorsa, quindi mettere insieme appassionati, ognuno col suo mezzo, ovviamente che sia un minimo da poterci girare senza problemi, se c'è un minimo da andare, non dico da scarpinare, ma che perlomeno non sia uno stradale, ecco, se certo, vogliamo, sì. Sarebbe bello, ci piacerebbe. No, quel format che ha fatto Blocca Tutto, quel tipo di pista che è figo. Molto bello. E anche loro fanno quel discorso lì che devi fondamentalmente correre dietro alla macchina, è un percorso, no? Fondamentalmente è un percorso no, in cui... No, Blocca Tutto c'ha proprio una pista che la guidi sul hanno palco, anche la pista, quello sì, mi piace. Hanno anche la pista? Sì. Sì, hanno proprio la pista che guidano sul palco, quello è bellissimo, cioè, porca miseria, è bello. Sì, bello, però lo sapete ragazzi, creare una pista già è difficile, le piste da buggy in teoria non sono valide per girare con i rally, perché non sono valide, cioè fanno i salti troppo lunghi, e anche se l'abbiamo provata sinceramente, quindi dire a una persona creami una pista, lui dice che te devo fare io una pista, e perché? Quindi non la fanno. Quindi diciamo, questo del discorso della macchina che segui dietro, veramente la puoi fare anche in un prato, cioè certo, in un prato esatto. Fai. Quindi, però quello che ha fatto lì il discorso è Blocca Tutto, del team è Blocca Tutto, è bello, è molto carino. Sì. Mi sono capitato più di qualche volta di vedere qualche loro video. Figo. Dani, so che hai fatto una giornatina bella e importante, sì. Quindi non ti voglio trattenere oltre, come sempre grazie mille e grazie a voi, ti vengo a trovare poi ad agosto, va benissimo, come sempre bussando coi piedi, credo di stare qui. Coi piedi, bravo, capiamo se noi due va bene, dai, buona serata, buon lavoro e grazie del tempo che ci hai dedicato. Ciao a tutti ragazzi, a presto, ciao Dani. Bella raga, bella, come sempre è sempre molto interessante ascoltare il Dani e i mille milioni di lavori e fronti aperti che ha veramente, cioè se non ci fosse lui nel modellismo per quanto riguarda RC bisognerebbe inventarlo probabilmente, perché un conto è chi ha passione, un conto è chi ha diciamo un'attività da questo punto di vista, ma con la stessa ottica di un appassionato, non è proprio scontatissimo. Raga, scusate, abbiamo tralasciato un po' la chat, ma io insomma cerco sempre di dare anche un po' spazio a quelli che sono gli ospiti, no? Vediamo un po', presente pista da off in Spagna, Euro B, che non si smuoveva un granello, ecco qua, beh sì, immaginavo che la Vineville fosse per chiudere la polvere, no? Per evitare i mega polveroni. Sappiamo di piste in zona dove sembra di stare nel deserto del Gobi, in realtà sì. Ci hanno raccontato di altre piste dove questa cosa insomma così meticolosa che hai fatto tu non viene proprio fatta, quindi diventa più una pista da Parigi Dakar che esatto, il resto. Sì, fondamentalmente sì. Daniele tira su un tendone e fa indoor Nitro RC Roma addirittura pelo, grandissimo. Secondo me è più da plastico in casa il giro in scalere, è più da 1.10. sì assolutamente sì. Allora diciamo che probabilmente se mi fossi portato il 4M invece che il TRX4 mi sarei divertito molto meno, ma dipende anche ovviamente dove vai, cioè deve essere tutto un po' proporzionato. Col TRX4M ti diverti anche, io per esempio metto degli ostacoli in corridoio, per esempio, o anche sul divano, e già scalando così è già un esercitarmi con quello che potrei fare col TRX4. Vi dico che l'ho tenuto fermo un anno, poi con l'occasione di poter girare al Parco dei Gessi a Bologna con queste bestiacce, veramente mi è ritornata la fotta dello scaler, e, insomma, sto cercando di
trovarmi di risicarmi un pochino di tempo per rimetterlo un po' a posto, perché c'è qualcosina da sistemare sia sui trascinatori che sui tiranti, quindi un po' di lavorettini da fare ci sono. Le luci le ho messe, raga, fighissime. Danno quelle perfette, cioè quando accelero adesso illumina di più, quando freno vado indietro mi accende le luci dietro, destra e sinistra mette anche le frecce, quindi proprio una roba bella precisa, bello, sono molto contento. C'è un po' sulla meccanica da sistemare qualche cosina, vorrei smontare tutti i cuscinetti, dargli una pulita, gli devo dare una sgrassata e una oliata, devo fare un lavoro un po' di precisione, perché comunque lo uso poco e quindi ci vuole un po' di manutenzione anche per rimetterlo un po' a posto. Sai che bello un monomarca Hobbitech con la BX110, così stock di scatole, è la Buggy, giusto? È la Buggy, quella è una cifra abbastanza abbordabile come costo, è molto molto divertente, l'ho vista anche di persona, molto molto ganza. Aspetto solo di sbragare la Losi, quando sbrago la Losi mi stufo definitivamente di non avere ricambi, passerò a qualcosa della Hobbitech sicuramente, perché già il miracolo me l'ha fatto Dani una volta che avevo la corona completamente smangiata, è riuscito ad adattarmi una corona della Hobbitech per magia ha fatto sto mezzo miracolo. Penso che poi passerò a un buggy un po' più, come dire, manutenibile e con ricambi disponibili. Io non ci giro in pista, ci giro fondamentalmente in percorsi, in parchi vicino casa, così per divertimento, ma il buggy è quello che mi diverte sempre di più. No, forse mi divertono di più i track, sì, lo devo ammettere. Però vabbè, insomma, sempre mi piacciono tutte, ma le RC, quindi non ho una singola preferenza, ma solo io godo ancora quelle a motore piuttosto che quelle elettriche. Vuoi mettere il rombo dei motori e l'odore di benza? Sai, man, lì adesso un po' di cose sono cambiate, lo raccontava Dani in una live ieri sera su Instagram, che c'è una tipo di miscela con percentuali, che è quella che si è utilizzato fino adesso, che in realtà è andata fuori legge da quello che ho capito. Se ne trova solo un'altra che è un po' meno performante, non so. Io mondo nitro sono completamente ignorante, quindi non so bene, ti riporto soltanto quello che ho sentito. Per quanto mi riguarda, il problema è il rumore, è bellissimo, ma non ti permette di utilizzarlo ovunque, nel senso che se ti metti tra le case a tirare una nitro a manetta, forse qualcuno che ti viene a dire oh, hai rotto le balle, dopo un po' arrivano. Né più nemmeno una motosega accesa a 12 milioni di giri, quindi esatto, sì, cioè ho visto anche dei mezzi che avevano tipo degli 80 cc sotto, no, cioè un motorino in pratica, quindi insomma sì, quando facciamo una giornata in rally, io spero presto, Pelo, guarda, allora in realtà giusto per noi stavamo pensando di beccarci tra di noi, vi dico anche quando, come allora, si apre il calendario di Windows 11? No, avevamo proposto il prossimo settimana weekend, prossima. Dammi un secondo. Avevamo proposto weekend quello del 29-30, se ricordo bene. Mm-hmm. Ci piacerebbe quel weekend lì provare a organizzare qualcosa, quindi chi ha voglia, rally, simil rally, sarebbe interessante fare qualcosa. Ci stiamo anche attrezzando sul discorso Mini Z, quella pista che ci hai proposto tu, Pelo. Capiamo. Potrebbe fare il caso nostro, sì, potrebbe fare il caso nostro, perché ci permetterebbe di avere una pista nel nostro quartier generale che non sarebbe male. Non voglio vedere se non venite a Parma. Non voglio vedere se non venite a Parma, raga. Ci vedi, ciao Ale, vado giù in cantina. No, tu Ale non hai capito. Nel momento in cui mettiamo giù una pista di Mini Z, io voglio una copia delle chiavi della tua cantina. Pensavo voglio una branda. va bene. Ci sta di brutto. Sì. Anche lì ci stiamo attrezzando per capire anche come fare per avere una sorta anche di pista mini 4WD da mettere giù con un po' di pezzi. È tutto un po' in divenire, raga, siamo in quella fase in cui ci stiamo organizzando, dobbiamo capire. Volete vedere in anteprima la mia GT ultimata? Guarda, mancano tutti gli adesivi, però la GT e i GT, quelle dell'anno prossimo, sono già tanta roba.
Bellina. Ho messo stavolta le classe, le ho messe dietro. Tra l'altro ho messo quella con lo ring apposta. Sì. E sotto ho messo i roller barra cuscinetti, non so come definirli, da 13, mm-hmm. che non so se li sentite, ma... Io invece... Sai scorrono... Che... Boh, c'è cioè, una cosa meravigliosa. E davanti i rollerini bassi, con la piastra leggermente inclinata. In stile coso? In stile starter pack? Sì, ho preso molto spunto da quello, ho fatto ovviamente alcune variazioni, soprattutto al posteriore. Ho preso spunto per lo starter pack e per il posizionamento dei pesi, però invece che metterli davanti, poi li ho messi al laterale, giusto per insomma, capire che differenza c'è. Freno, io non ho utilizzato la padella, ho utilizzato quello per MA. Sì, quindi la barretta di plastica. Starter pack. Sì, esatto, voglio vedere insomma un po' che differenza mi porta. Per ora c'è su un Atomic da provare, poi ovviamente come lo sapete pista, la cosa principale che io cambio è il motore, quindi. Allora qua qualcuno ha chiesto e con le open come siete messi male. Per ora malissimo, fermo così, basta, finito. Aspetta che mi stanno chiedendo, non ho fatto altro. È vero oddio, dove allora, quando devo aggiustare nulla. In realtà ci siamo impegnati. Devo aggiustare la macchina perché si è già rotta, ma porca miseria, pelo. Non hai un'altra off-road, una buggy qualsiasi da far girare, una cosa del genere? Fai vedere Puggio. Ah, sì, sta preparando il frontale. Tutti i pezzettini. Ale, ma che carrozzeria è quella? Allora, questa carrozzeria qua si chiama Hit Edge, se non ricordo male. È la Hit Edge, sì. È la Hit Edge, che esce rossa, raga, ve la faccio vedere in grande. Rosso, se no io ho l'azzurro metallizzata. Eccola sì. Qui. Che questo raga ci ha dato, utilizzando il tutorial che abbiamo fatto su come colorare le carrozzerie a cura del buon Puggio e Axel, una colorazione ovviamente colorita mia, appositi. Questa nello specifico si chiama Matte Black, che è un opaco nero, ci ha dato giusto un paio di mani per il momento, perché aspetto di vedere un po' come arriveranno gli adesivi. Il gancio dietro non guardatelo, e anche dentro la parte interna verrà utilizzata una verde per rimanere nero e verde con i colori del canale, e arriverà una cosa super personalizzata. Questa scocca qui secondo me si presta tantissimo per fare una Batmobile, poi vedete voi, io ve l'ho buttata lì, secondo me è molto molto bella. Andiamo avanti bella. Un po' a leggere con le open come siete messi. Io praticamente a zero, cosa ho fatto? Ho preso i ricambi, ho fatto questo Nello per il momento, ho preso i ricambi, cioè le gomme tornite che mi hai preparato tu da parte e fine, nient'altro. Non ti piace? Ti piace pelo? La cosa particolare che quest'anno portiamo sia io Puggio, ma penso tutti e tre, sono le gomme piccole, tra l'altro quelle rinforzate carbon, le low profile, ve le faccio rivedere, decide di mettere a fuoco, eccole qui. Queste qui piccoline, perché diciamo nelle ultime tappe di campionato dell'anno scorso ci sono state molto utili. Ci hanno cominciato a dominare il meta, come si dice nei videogiochi. Sì, sì, cioè è diventata veramente uno di quegli elementi che in tanti abbiamo utilizzato, perché effettivamente abbassano il baricentro, sono piccoline, sono molto resistenti. Io non ho avuto neanche grossi problemi poi con gli assali utilizzando queste rispetto a quelli di metallo che utilizzavo prima, me li storcevano tutti, chissà come mai, per cui con queste buona, ci sta. Puggio, fai vedere come ammortizza il telaio, non credo sia ammortizzato. No, ammortizza così. Vacca poi. Se lo rompevi in due ridevo parecchio. Hai visto come ammortizzato? Io nel dubbio ripropongo, allora, quando facciamo una giornata zona Firenze, giusto per esposizione. Fabio, bisogna capire, cioè noi siamo un po' più localizzati verso il nord, quindi sarebbe bello. C'è questo weekend la Fiera Vinci. La Fiera Vinci, io ci sono, quindi se volete salutarmi mi porto dietro. Alla festa, la Fiera dell'Unicorno si chiama, se non ricordo male. Se capitate, raga, scrivete, salutate il buon Puggione. Ci facciamo tanti reel. Tra l'altro avete visto il reel di questa macchinina di Hatsune Miku con Hatsune Miku, cioè
wow. Tanta roba, è stato veramente molto bello. Il momento più alto probabilmente della mia vita. Ma come? Pensavo fosse quando sei entrato nei radiocomandati. Anche. Sì, ma... un nemico, dai. Che cosa faccio, nemico? Cioè, chiamiamola così. Dice, tipo, io ho stretto la mano a Frank Sinatra, io ho fatto una foto con la macchinina di Azzu Nemico. Vabbè, se Frank Sinatra, Puggio si nutre, insomma, no? No. Provate le ruote pneumatiche, ce le abbiamo in cantiere anche quelle, Nello. Saranno una delle prime prove che faremo. So che Lumarel, il buon Andre Buccino, le ha prese per provarle anche lui. È un tentativo da fare, anche su quelle, sì. Qualcuno le ha riempite di sabbia, Niwatori, se non ricordo male. Niwatori, non so di cosa le ha riempite, credo le abbia riempite il piombo. Di stelle morenti, perché lui le molla e... Pum, c'è l'ottone, ha messo i cerchioni. Madonna. Tipo quelli che si usano con gli scaler, no? Per tenerli attaccati a terra. Ci ha messo il cerchietto di ottone per aumentare il peso alle gomme. Eccole, gommine pneumatiche, eccole lì. Sì, dobbiamo provare. Provate in expert. Ho levato io. Addirittura, ma in jump, Nello? Interessante sta cosa. Sì, perché in expert classica poi alle non ce li abbiamo i pesi. Sì, effettivamente. Che cazzo ti metti a fare? Facciamo la monobara con i pesi, invece che con il roller. Mettiamo i pesi sulla monobarra, così la minima di traverso. Cioè, il fenomeno è quello che riesce a farla stare in pista tenendola su due ruote. Esatto. Ciao, bellissimo. No, io volevo dire, non so se c'è Cristiano ancora in chat, so che è in vacanza. Cri, quando scendo abbiamo una missione. Prepariamo una speed. Così, per provare. Non so se mi stai leggendo, voglio provare a fare una cosa che non ho mai fatto. Come esperimento, filmeremo tutto, filmeremo anche le birre consumate, probabilmente, che saranno ovviamente a mio carico. Forse facevo prima regalargli una camicia, probabilmente, però vabbè. Non so, forse si è già scollegato, ma va bene lo stesso. Gliela racconterò poi. Ma alcuni dicono che con i telai ammortizzati c'è un bel consumo di rapporti nelle pro. Io non ho mai ammortizzato un telaio per ora e non so se ho voglia di mettermi a farlo, sinceramente. Probabilmente la farò completa e poi vedremo. Ti dirò, Puggio, io nella mia... Sapete benissimo che io ho quel bruttissimo vizio di avere la macchina che si adatta alla pista, quindi io non tocco mai la macchina, al massimo sposto i pesi. Ho il culo peso su questo. La sua macchina ha un'IA, in realtà, praticamente. Esatto, intelligenza artificiale. Adattiva, sì. Decodifica la pista e si adatta. Io i rapporti non li ho mai particolarmente visti consumati. Cioè, forse dopo un campionato che usavo gli stessi ingranaggi, effettivamente c'era un pochino di polverina rosa dentro, ma perché usavi 3-7-1. Sì. E quindi l'ingranaggio... Era polvere di unicorno. Ah, ecco. Era quella magica che faceva adattare la pista. Come pensi di andare così forte tu, eh? C'è l'unicorno che passa. Così. Non so se avete visto mai il film della Lego, che ci sono i pupazzetti. Sì. È meraviglioso! Succede questa cosa tutte le volte che Axel mette giù una mini. E soprattutto il rally, tra l'altro, che fa gli ostacoli. È meraviglioso! Bellissimo! Così. Va bene, raga, che altro vi posso dire? Sì, ci troveremo settimana prossima e capiamo. Magari si organizza qualcosa, perché in tanti continuano a dire dai, becchiamoci, non becchiamoci, sarebbe figo. Sì, sì. Ci starebbe un sacco. Mi piacerebbe molto. Cos'altro vi volevo dire? Ah, sì, ci potremmo anche... Avevo pensato, ve la butto lì, chat, di fare qualche volta, se riusciamo a organizzarci su Discord, dato che abbiamo anche le chat vocali e video, metterci e fare tipo officina comunitaria, cioè chi vuole entra, condivide la cam e facciamo dei lavori di officina chiacchierando, dandoci consigli e quant'altro. Potrebbe essere interessante. È una cosa che si fa staccato dall'online, cioè nel senso la facciamo su Discord, dove non abbiamo limitazioni di alcun tipo dal punto di vista di far entrare persone o quant'altro. Potrebbe essere carino, giusto per aiutarci e darci qualche consiglio. Secondo me
potrebbe venire una cosa interessante. Fatemi sapere sul Telegram se è una cosa che vi interessa. E se non avete il link al Discord, ve lo mando. Così iniziamo anche a utilizzarlo. E... se non avete il link a Telegram, ve lo mandiamo. Se non avete il like qui, ve picchiamo. No, se non vi siete ancora iscritti al canale, mi raccomando, iscrivetevi ragazzi, è fondamentale. Puntiamo veramente in alto, ci stiamo provando in tutti i modi. E che altro possiamo dire? Vi ringraziamo per il tutto lo straordinario sostegno che ci state dando, veramente non so neanche come definirvi, no? Si parlava anche di quanto è attivo il nostro Telegram e l'ottica che c'è all'interno del nostro Telegram, che ultimamente è migliorata tantissimo, mi piace molto, c'è molta collaborazione, molto, molto mutuo aiuto, è bello, questo ci rende particolarmente orgogliosi di tutto il progetto, quindi grazie a voi di tutto il sostegno. Raga, volete dire qualcos'altro? Vi abbraccio a tutti. Siete bellissimi. È diventato l'orso abbraccia tutti. Esatto. Quello di Toy Story. Scherzi a parte, la community sta diventando veramente, veramente una bellissima realtà che non vedevo da anni. E sì. Bello. Bravi tutti. Okay, bravi sì. Noi che abbiamo tirato sulla community, ma bravi voi che lo siete, la community. Bravi tutti che dedicate del tempo al prossimo. Esatto. Per amore del hobby, quindi... tanta roba, raga, cioè non c'è nient'altro da ridere. Ringraziamo ancora Dani, non so se sarà ancora all'ascolto, perché insomma è una certa... Ma sarà a girare con la mini Z, lo sappiamo tutti. Io spero stia dormendo per il suo bene, perché lui veramente è una di quelle persone veramente dedite a quello che fa, che oltre ad essere una passione è anche il suo lavoro, e veramente lui ci mette il mille per mille, cioè porta avanti un'attività, un contenuto al giorno, fa le live, cioè boh, veramente io... vorrei avere la sua forza, tanta roba, veramente. Davvero. tanta roba. Che altro vi posso dire? Ciao Antonello, ciao. Siamo in chiusura, ma se vuoi recuperarti la live, abbiamo fatto due chiacchiere con Daniele Panetta, parlata anche poi un po' in coda di Mini 4VD. Che altro vi posso dire, raga? Rinnovo ancora, se non vi siete iscritti al canale, fatelo, perché per noi è fondamentale. Addio piacendo, ci vediamo al prossimo video e alla prossima live settimana prossima. Uscirà un video molto interessante della nostra escursione con l'RC che abbiamo fatto settimana scorsa. Uscirà nei prossimi giorni, vi faccio sapere sul Telegram e nelle storie di Instagram quando uscirà. Vi si vuol bene e Dio piacendo, arrivederci e alla prossima. Ciao! Ciao! Ciao ciao!